22:54, centinaia di sms su Totò Riina. Si è parlato del boss dei boss malato, attualmente ancora in carcere, che la Cassazione ipotizza possa essere scarcerato. Polemiche violentissime, stragrande maggioranza di sms contraria a questa eventuale scarcerazione, come diceva Rita Dalla Chiesa, molti altri hanno ribadito il concetto. Lui che ha ucciso centinaia di persone, ho fatto uccidere come mandante centinaia di persone, non può chiedere di morire dignitosamente. Questo è un po' il ritornello degli sms che sono arrivati finora. Allora, torniamo a Enrico Veronese, giornalista. Abbiamo parlato non solo di Riina finora, ma anche di terrorismo, insomma, perché il terrorismo islamico si fa sentire, purtroppo anche oggi a Parigi, ore di panico attorno a Notre Dame per un ennesimo assalto di un invasato contro la polizia. E poi ovviamente abbiamo parlato delle banche, con Miatello, con la Tocchetto di politica. Come lo vede Veronese il Veneto in vista di questo referendum per l'autonomia, no? Tante spinte indipendentiste, il governatore dice il 22 ottobre è occasione unica per riaffermare così l'autonomia, arrivare all'autonomia del Veneto, così come altre regioni a statuto autonomo. Sì. È un'istanza che si muove da anni, insomma, proprio dai famosi anni 90 di cui parlavamo prima, dal periodo dei sindaci, di Giorgio Lago, di Beppi Cobra, no, di tante persone che hanno cercato di portare via più poteri possibili, più autonomia, insomma, imperava il federalismo, poi qualche forza politica magari se ne è un po' dimenticata per inseguire altri fenomeni. Però credo che soprattutto in certe fasce pedemontane, non solo, sia ancora un'istanza relativamente sentita dalla popolazione, non solo dal profilo fiscale, si ha l'idea che da soli si possa far meglio, che da soli si riesca a reggere e a leggere il territorio in maniera più efficace, più da vicino. E questo è un po', insomma, l'input che è sempre stato quello di qualsiasi movimento indipendentista e autonomista. Siamo però in regimi e in anni in cui la tendenza è agli spazi sempre più grandi, come ci fondono i comuni, insomma, lo diceva prima Enrico, nell'Alta Padovana, così immagino sia sempre più difficile riuscire a strappare qualcosa in quel contesto. Abbiamo visto, insomma, le prove che hanno fatto in Catalogna, dove non si è fatto un governo in Spagna perché i partiti centralisti, in questo caso il Partito Socialista, ha rifiutato di riconoscere una sorta di forma di referendum per i catalani. Lo stesso con la Devolution scozzese, è uno dei motivi poi della base degli attriti sulla Brexit. La Scozia ha votato in larga maggioranza per la permanenza nell'Unione Europea e ora vorrebbe tornarci staccandosi in maniera più forte dalla Gran Bretagna. Quindi chi promuove questo referendum, quindi la giunta regionale, lo stesso farà la Lombardia con Maroni nello stesso periodo, dovrà tener conto anche di questo. Io la vedo un po' a macchia di leopardo, ci sono zone che probabilmente non daranno grandi consensi a questa ipotesi e zone invece che le tributeranno l'atteso plebiscito quasi. Di più, c'è già stata, insomma, una forma ancora un paio di anni fa, un po' di consultazione, un po' più casereccia, che anche lì non aveva raggiunto probabilmente i numeri sperati. Secondo me la cosa da fare è dare una comunicazione, lo dico da giornalista, il più corretta e puntuale possibile su quali e quanti poteri verrebbero attribuiti di nuovo alle regioni e quanti resterebbero chiaramente allo Stato, quindi tutta la faccenda poi del titolo quinto che andava riformata anche con l'ultimo referendum e soprattutto i rapporti che ci sono, lo vediamo nelle zone più di confine verso il Friuli Venezia Giulia, verso il Trentino Alto Adige, con singoli comuni che tentano di approfittare del loro statuto speciale. E secondo me una cosa si può dire, che a distanza di 70 anni dalla Costituzione, rivedere il sistema delle regioni a statuto speciale attribuendo anche alle nostre, insomma anche al Veneto, per non dire all'Emilia e alle altre, le potestà che hanno ad esempio a Trento, a Bolzano, non sarebbe una cosa così negativa. Allora, quelli a sinistra che ci portano gli africani in Italia devono andare in galera assieme a Riina. Vediamo una storia che sta preoccupando molto le popolazioni del Vicentino e della Bassa Padovana, Fassi, cioè quella degli inquinanti della Mitemi, i cosiddetti FAS. Oggi le mamme dei ragazzi che pare siano stati contaminati da queste acque, sono andate in regione a protestare.
L'inarrestabile marcia delle mamme anti-PFAS. Dai 21 comuni della zona rossa, tra Vicenza, Verona e Padova, sbarcano a Venezia, dove puntano il palazzo della regione. Dopo i servizi di Rete Veneta, in cui hanno lanciato l'allarme e raccontato le loro paure, eccole nell'atrio dell'ufficio dell'assessore veneto alla sanità, Luca Coletto. Sono nervose coi loro cartelli, mentre aspettano risposte chiare. In mano hanno una petizione con ben 400 firme e i risultati degli esami del sangue dei loro figli, coi valori sballati. Indecente, oserei dire. Non è una cosa bella, perché si pensa a voler bene ai nostri figli, ai grandi progetti, e poi l'acqua, che è un nostro diritto primario, ha queste problematiche. Se i nostri figli adesso hanno questi valori nel sangue, non vogliamo che li abbiano più. Abbiamo bisogno di una garanzia che i limiti diventino a zero, non più i limiti fissati. Mamme, meglio non farle arrabbiare, perché poi, quando si infuriano, sono guai. Sarà stato questo il pensiero dell'assessore Luca Coletto quando gli ha aperto la porta. Un incontro veloce in cui, senza tanti giri di parole, le mamme hanno chiesto trasparenza e verità su cosa abbiano bevuto i loro figli fino a ieri e preteso garanzie su quel che berranno da oggi in poi, con approvvigionamenti di acqua liberi da PFAS nelle scuole, nelle mense, nei luoghi pubblici e nelle case. E siamo stati i primi in Italia, lo sottolineo, ad affrontare questa emergenza, questo inquinamento anomalo di sostanze che non sono mai state classificate dal governo centrale. Lo stiamo facendo proprio per rassicurare e per dare il meglio che può dare la sanità veneta in questo ambito legato all'inquinamento. L'assessore prende impegni, concorda sulla necessità di ampliare la fascia d'età a cui fare le analisi e punta ad abbassare i limiti di produzione di PFAS, che in Italia sono tra i più alti al mondo. Per questo noi di Rete Veneta insistiamo sull'urgenza. È necessario intervenire il prima possibile, perché a queste mamme non servono le chiacchiere, hanno bisogno di risposte. Insomma, per loro non finisce qui e anche per noi continua. Boom. Timbrone di Carlo Alberto Inghilleri, in regia Fabrizio Bazzoni, con il mitico Francesco Ceron, che uno ne fa e cento ne pensa. È uno dei nostri grandi tecnici, noi abbiamo ottimi giornalisti, grandi tecnici, veramente uno squadrone straordinario. Generale, allora, cosa sta pensando di fare il movimento dei forconi, perché lei parla, io ogni tanto la seguo anche sui social, cioè lei sta invitando, sta vedendo i veneti, ma anche i siciliani, i sardi. C'è molta affluenza. Ma che la cosa gente avete si in sta precipitando addosso a noi? Che sta succedendo? Perché si è costituito il quadrumvirato. Il quadrumvirato è Renzi, Berlusconi, Grillo e Salvini. Questo fatto ha fatto infuriare la gente, che ha capito che c'è un imbroglio, l'ha capito immediatamente. Io voglio ricordare a qualcuno che i triumvirati sono sempre andati male: Cesare, Pompeo e Crasso, Ottaviano, Marco Antonio e Lepido sono andati a finire malissimo. Ora loro hanno formato il quadrumvirato per portare avanti. Mi faccia parlare, la prego, sia così buona. Il quadrumvirato sta portando avanti questa legge, che non si sa che cosa sia, perché dicono che è proporzionale e poi noi non possiamo scrivere il nome e cognome. Dicono che è tutta proporzionale, mentre per una parte è proporzionale e per l'altra è maggioritaria. È una cosa abbastanza confusionaria, mira a un solo obiettivo: far rimanere i quattro del quadrumvirato al potere e mettere tutto nelle loro mani. Ma fanno i conti senza l'oste, e l'oste in questo caso è il movimento 9 dicembre Forconi. Stiamo aumentando spaventosamente, ci stanno chiamando da tutta Italia e dicono: generale, non ne possiamo più, ci stanno prendendo in giro per l'ennesima volta. Allora ecco che in questo momento la Sicilia, che sta soffrendo terribilmente, è quella che maggiormente scalpita. E nel momento in cui la Sicilia scalpita, vedo i sardi che mi chiamano e mi dice: generale, venga subito in Sardegna, perché noi non possiamo più nemmeno. Ed ecco che si viene a formare un binomio meraviglioso, Sicilia e Sardegna, e mi dicono: vada dai veneti e dica ai veneti
che si diano da fare, perché due regioni che hanno sempre reclamato l'indipendentismo contro questo Stato unitario che è un vero e proprio fallimento, si stanno unendo, mica i veneti, che si diano da fare pure loro. Ebbene, io voglio rivolgere un caldo invito ai veneti. Io naturalmente sono un generale dei carabinieri e vedo meglio altre ipotesi, per esempio, invece di queste 20 regioni, alcune delle quali si sono dimostrate delle associazioni a delinquere, fare 5 stati con una confederazione di stati e noi mettere insieme questi stati che erano tali prima dell'unità d'Italia e che funzionavano meglio e far sì che ci sia una confederazione, un po' come succede in Svizzera, in modo che finalmente vengano fuori le identità, le autonomie, le forti aspirazioni dei popoli e si mira a un certo traguardo. Io spero che gli autonomisti, indipendentisti veneti guardino con attenzione a questa nostra proposta in concreto, perché vedete cari amici, se passa questa proposta, tutte queste cosucce che stanno facendo, la legge elettorale, ci mettiamo nuovamente insieme per portare avanti ancora questa economia che sta fallendo da tutte le parti, crolla miseramente, crolla tutto miseramente e viene fuori un nuovo Stato, quello Stato che tutti noi auspichiamo. Questo è l'invito che il Movimento 9 dicembre sta rivolgendo ai veneti, ai sardi già sono con noi e a tutto il popolo italiano per dire si può veramente cambiare, abbiate fiducia. Allora, sì, l'ho detto. Visto quello lì. Allora, effettivamente oggi c'è anche il nuovo direttore dell'Agenzia delle Entrate, effettivamente sta circolando questa ipotesi che Equitalia possa possa, diciamo così, nel caso appunto non vengano rispettate il pagamento rateale delle tasse concordate, solo in quel caso lì, attenzione, quindi adesso a maggio erano scaduti appunto i termini per poter chiedere la rateizzazione delle cartelle esattoriali, la famosa rottamazione. Molti l'hanno chiesta, non sono ancora arrivate, diciamo. Certo, in questi giorni stanno arrivando, ci saranno due rate, una che verrà fatta a luglio, una a settembre e poi il prossimo anno una a marzo e una a settembre più o meno, però se non si dovessero pagare potrebbero anche aggredire i conti correnti, ma si utilizza appunto il condizionale perché non è proprio così semplice. Tra l'altro i conti correnti bisogna vedere, perché se sono conti correnti di famiglia dove la gente attinge per comprarsi da mangiare, è anche vero che si può veramente non bloccare il cosiddetto pignoramento presso terzi, cioè presso il conto corrente della banca, come si fa adesso nell'ambito dei privati, e cercare di evitare appunto che venga bloccato il conto corrente, che poi non consente di spendere per le spese necessarie di vita. Quindi bisogna prestare un po' di attenzione, però in questi giorni i giornali ne stanno parlando. Volevo solo ricordare un'altra cosa. Sì. Rispetto alle questioni delle banche, si sta parlando di Treviso, perché a Treviso, avendo avuto lo spostamento della competenza sulle truffe fatte con querela di parte, prima cosa ci sono arrivati a Treviso 3.000 fascicoli e c'è un solo sostituto procuratore, il dottor De Bortoli, che quindi è evidente che non ce la faccio. Seconda cosa, l'attenzione va posta anche a tutela dei risparmiatori, che la prescrizione per la truffa sono 6 anni, quindi essendo passato nel 2015 il prima notizia di reato, per arrivare ai 6 anni ne abbiamo già passati 2, cioè quindi siccome sono 3.000 i fascicoli da visionare, io ho il vago sospetto che purtroppo la prescrizione sia lì, sono 6 anni, ne mancano ancora solo 4. E quindi non voglio dare notizie allarmanti per coloro che hanno subito, diciamo così, il fatto che gli abbiano tolto i soldi e che quindi siano spariti i loro risparmi, però 6 anni sono veramente un tempo minimo, ne sono già passati 2, siamo nel 2017, 2021 sono tutti reati prescritti. Allora, andiamo a Venezia, perché rottura ormai irrimediabile tra Luigi Brugnaro, il sindaco, e i dipendenti comunali. C'è stato un tavolo in prefettura, vediamo. Muro.
muro contro muro tra amministrazione e sindacati durante il tentativo di conciliazione in prefettura. Nessun nuovo tavolo sarà aperto per discutere il contratto decentrato dei circa 3.000 dipendenti di Caffarsetti, 2.200 dei quali hanno votato contro l'accordo firmato dalla CISL e dal sindaco Luigi Brugnaro nel referendum organizzato da tutte le altre sigle sindacali. L'intento era quello di superare la rottura, superare la divisione e provare a riprendere una discussione, una trattativa che serve ai lavoratori del comune ma anche ai cittadini, ma abbiamo trovato l'ennesima chiusura e il mancato totale riconoscimento del referendum. Una consultazione che il Comune continua a considerare illegittima. Non esiste alcuna norma che consenta di attribuire valore legale a un referendum indetto da una parte delle organizzazioni sindacali, ha ribadito nell'incontro odierno l'assessore al personale Paolo Romor, eliminando l'esito legittimo della contrattazione collettiva. A chi nega il valore di una consultazione democratica, ribattono dal sindacato, non abbiamo più nulla da dire. Noi ci rivolgeremo ai gruppi politici del Consiglio Comunale, di maggioranza e opposizione, a tutte le forze politiche per chiedere che sia il Consiglio Comunale a riaprire la discussione e a fare in modo che la democrazia in Comune di Venezia non sia cancellata e non sia sospesa. Ovviamente prenderemo anche la strada giudiziaria di fronte al giudice del lavoro per far riconoscere i diritti dei lavoratori. Se vedete Tommaso Stoppa, il forcone ci viene fornito dal movimento, bisogna comperarselo. Ma diciamo che se voi ve lo comperate, dato che noi non abbiamo soldi, comperatelo, comperate. Perché noi non siamo finanziati da alcuno. Sono una forchetta, alla peggio, una, forchetta. Una forchetta. Allora, no, mio sì. Tempo. Sì, no, volevo tornare sul discorso delle banche. Allora, è vero che le denunce per truffa purtroppo faranno questa fine, ma è anche vero che il progetto penale Bettiol Mazzon aveva previsto tutto questo. E infatti noi come associazione siamo gli unici ad aver avuto accesso alle prove della Procura a Roma per l'aggiotaggio e l'ostacolo alla vigilanza. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi abbiamo potuto fare diciamo le giuste pressioni e qualche risultato c'è stato, perché quello che è successo con le banche, se non veniva fatta questa procedura, le banche non tiravano fuori il 15% di quello che cominciamo a sapere, si legge nei giornali, è perché ci sono le prove, con le prove si può avere anche giustizia e dalle prove si capisce anche chi ha sbagliato veramente e chi ha sbagliato, ripeto, non è solo gli ex vertici, ci sono i furbetti, c'è gente che è stata rimborsata in maniera che non aveva diritto, ci sono tante di quelle verità nascoste che quando verranno fuori, e verranno fuori, perché la giustizia è anche verità, perché dopo se uno non va in galera, vabbè, siamo abituati, però sapere che c'è un consigliere che prende 4 milioni e mezzo di soldi e magari scavalca il poveraccio, non va bene. Sapere che c'è un imprenditore che fa tanto il figo e poi ha fatto un buco di 100 milioni di euro e intanto gli altri pagano, non va mica bene. Allora, giovedì sera, siccome noi come associazione Zelino vogliamo far giustizia, vogliamo che tutti i risparmiatori, anche quelli che hanno preso il 15%, perché se uno ha fatto il suo sacrificio di rinunciare all'85%, deve comunque essere ricordato, soprattutto chi ci sta seguendo, noi i soldi li vogliamo tutti dalla banca e abbiamo la possibilità perché abbiamo le prove, con le prove si possono fare tante altre cose, si possono fare cause civili, certo. Quindi noi non abbiamo quel problema drammatico e ci dispiace, però l'avevamo sempre detto come associazione, abbiamo fatto una riunione, abbiamo detto associazione venite con noi, dobbiamo fare sta battaglia, uniamoci. Bene, noi cercano tutti, sono i soci risparmiatori che invitiamo giovedì sera a Montebelluna all'auditorio alle 20:30, perché ci saranno delle novità. Noi i soldi li portiamo a casa, quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto e siamo convinti che la banca verrà a fare la transazione soddisfacente, perché è giusto, deve essere così. Altre alternative non ci sono, non esistono cause 20 anni, 30 anni, no,
esistono le prove, tu hai rubato, tu mi dai i soldi. A giovedì sera. Uh-huh. Alla chiesa. Un'altra cosa, scusi, abbiamo lo studio a Padova, siccome sta lavorando, cerchiamo una persona, quindi se c'è qualcuno che cerca lavoro. Vabbè. Si rivolge a voi, chi cercava lavoro per il papà. Molto bello, alla chiesa, alla Caritas, eccetera, non darò più neanche un centesimo, nemmeno l'otto per mille, capito? Svegliatevi, Piero da Nervesa della battaglia. Allora, Lavinia Viviano, ultima ora di campagna elettorale, noi domenica tra l'altro siamo qui dalle 21 proprio fino a notte fonda, daremo tutti i risultati, poi lunedì magari se ha tempo l'aspettiamo per il dibattito. Vedremo come va. Vedremo, a prescindere da come sarà andata. I cittadini di Mira come li vede? Diciamo, sono rassegnati, sono sfiduciati? Come li vede insomma, in questo momento? Ma c'è molta delusione sicuramente. E credo anche giustificata. La politica per troppo tempo si è occupata d'altro che non sono le persone. Noi vorremmo che tornasse invece la persona ad essere il principale interesse della politica e che venga prima di quelli che sono gli interessi, le speculazioni e tutto quello che ci va dietro. Purtroppo la parte triste di questa cosa è questa anche che, per esempio, io che finché non mi votano, se mi votano, sono comunque ancora una libera cittadina come loro, già dichiarandosi, come dire, candidata, c'è questa netta separazione, no, percepita tra la politica e il cittadino, e questo forse è il male peggiore per la politica. Uno dei motivi per cui mi sono candidata, anzi, è proprio, come dire, la spinta civica, il senso di responsabilità di non stare a guardare le cose e di smettere di delegare, di smettere di lamentarsi, perché purtroppo lamentarsi è lecito, ma non cambia le cose, non le migliora. Quindi io spero che i cittadini sappiano anche avere un'empatia con quelli che sono i candidati che si sono presentati, che sappiano riconoscere quelli che hanno un'affezione reale alla sorte della città. Al momento la situazione è abbastanza fluida, abbiamo 6 candidati, forze diverse, qualcuno ha ancora un po' di confusione in testa, però non manca molto, però innanzitutto serve la voglia di partecipare, la voglia di informarsi e di non far scegliere agli altri. Grazie. Allora, questi versamenti comunisti sono veramente infami, le loro parole sono ipocrite e viscide. È uno dei tantissimi sms che sono arrivati fin qui. Chiudiamo a questo punto la puntata di Focus del martedì sera. Domani torniamo ovviamente con altri ospiti, sempre di politica e di grandi temi, parleremo anche in vista appunto del voto dell'11 giugno, cioè domenica prossima. Grazie ai nostri ospiti, grazie a voi per i tantissimi messaggi che ci avete inviato. Buonanotte, arrivederci a domani. Buonanotte. Buonanotte. Trade, luce e gas, energia dalle nostre mani.